Ed eccoci qui ragazzi, come sempre bentornati da Vienato, nuovo episodio di questa serie di Europa Universalis 4 con la mod Imperium Universalis. E stiamo in una guerra che stavo vincendo un po' meglio, purtroppo è zompato il gioco, è andato in crash. Cioè stavamo già vincendo, la vinceremo comunque. Vediamo un po' se ho le navi adesso da recuperare in giro. Allora, vediamo un po', eh. Sembra che non ci siano piccole cose in aria. Probabilmente avrò annesso qualcuno durante la guerra. A sto punto mi viene da pensare. Quindi andiamo pure avanti. Leva questo. Leva questo. Ok. Purtroppo è un peccato che questa mod cresci in continuazione. Ok. Due navi pesanti, 7 navi leggere, c'è cioè una flotta commerciale, questa è in verità. Vabbè, allora, facciamo così. Ant enemy fleets. Non mi crashare. Ok, vieni. Di quella mo si dovrebbe muovere. E venire qua a far danni. Qualche altro assedio è andato. Facciamo conversioni a manetta. Caduta Brigantes. Andiamo qui. Guadagnate 150.000 manpower. Oppure Army Tradition. Sai, più questa. Diventa più forte. Tanto il manpower comunque è già alto di per sé. Cos'è? Ho fatto pace con qualcuno? No! Vabbè. Non ho fatto caso. Pazienza, dai. Pazienza, tanta fine. Con chi stiamo in guerra? Avrò buttato fuori qualcuno? Non ho idea. Fatto le strade a Catania. Crexi. Facciamo le strade anche a Crexi. No, vediamo un po' con chi siamo in guerra. Probabilmente questo avrò rilasciato. Andiamo con le conversioni. Via. Ok, un'altra colonia è finita. Non so se ne sto facendo altre. Controlliamo un attimo. Perché questa sicuramente qualcuno l'avrò. Colonia Maintenance, Clavenna e Losa. Losa, che è questa. Send. Ah, guardate lì che bella, eh? Bel gruppetto. Ok, Clavin ce la faccio 3.900, perfetto. Secondo tempo è che Clavin la sto convertendo, non mi ricordo.
Vediamo se riusciamo a distruggere questi. Sembrerebbe di sì, è abbastanza agevolmente, devo dire. Qui c'ho altre navi a caso. Un po' di uomini lì. Ok, a che punto siamo? Chi manca? Qui. Andiamo qui. Ok, sto buttando giù un po' di flotte a quanto pare. Tre, cinque, quattro. Andiamo avanti. Ok, stiamo assediando praticamente tutto l'assediabile. Siamo al 99% infatti con War Score. High Naval Attrition. Eeeh, come ci sei arrivato là sotto? Chi ce l'ha data una nave qua sotto che non possiamo passare? Vabbè, morirà così. Non ho idea. Abbiamo integrato qualcuno che ha portato una nave in un posto irraggiungibile. Che non c'è lo stretto. Non si può circumnavigare, quindi... Boh. Non ho idea come l'ho ereditata. Forse Tripolitania. Probabilmente in passato, in qualche... Non lo so. Cioè, veramente. È inspiegabile quello che è successo. Morirà così, tra mille sofferenze. Inspiegabile questa cosa. Vabbè. Siamo al 100%? No. Dobbiamo continuare così. Dove sta la mia... Ah, qui ce n'ho qualcun'altra che sta morendo bruttamente. Vabbè, sono solo quelli di Tripolitania, sti cazzi, mi disse. Vieni qui, vieni. Siamo tutto insieme. Si sono caduti, andiamo avanti. Sono gli ultimi due posti da cadere? No, c'è da cadere ancora quello. Ok, vediamo un po' di bloccare i porti. Perfetto. Finiti i punti amministrativi addirittura. Cioè, fini, ne ho a bizzeffe, però adesso ci sarà da fare un po' di core. Ok. Fabbrica Tradition già alle stelle. 4-5-4. Il prossimo ce lo teniamo, questo ce lo riteniamo. I punti. Lo sa, non vuole saperne di finire. Dai, fai cadere questo, dai. Dai, vieni a bloccare sto porto. Non penso che l'IA ci possa contrastare. Eccoli qua. Eccoli qua. C'è una bella invasione britannica. Vieni, vi divici. E dai, casca, casca. Allì. Diamo una mano a questi.
Ok, sono caduti tutti. Oh, facciamo bella pace quanto più roba riesco a prendere. Quello no, perché non è collegato. Basta così. E ciao. Ok. Perfetto. Annetti. Annetti. E annetti, quindi questi tre se ne vanno. Ok, io direi di continuare la marcia vittoriosa sulla Bretagna. Così, tanto per. Ok, andiamo avanti. Vediamo quello dell'aggressive expansion se c'è, eh? Non c'è. Va bene. Declare war. Co-belligeranti a manetta. Diamoci il generalone e andiamo. Vediamo chi te porti te. Contro chi siamo in guerra contro quelli. Vabbè. Perfetto, lì stiamo già bloccando il porto, grande. Diamoci pure questi. Ok, andiamo avanti. Ancora Vellosa perde popolazione, una cosa incredibile. Questo ce lo tenevamo, abbiamo detto. Andiamo avanti. Ho preso punti. Vabbè. Bon. Sti capoli. Tra un po' pigliamo pure questi, quindi sti cavoli al quadrato. Quindi dobbiamo cambiare un po' di gente. Se già vogliono far pace, abbiamo dei problemi economici a quanto pare. Ovviamente abbiamo troppi uomini. Sì, abbastanza. E abbiamo un land force limit più 4, attenzione. Oh, fini di soldi? Ce n'è qualcun altro. Se forse abbiamo troppi uomini. Region. Fermi tutti. Sono cieco? No, come cavolo si scrive? Ah, con l'H dopo la E, ok. Cioè dopo la R. Cioè, quando leggevo io sto coso qua? Io già sono ciecato di mio. Andiamo avanti. Ovviamente devo togliere qualche uomo, ragazzi, perché sono effettivamente troppi. Cioè, qui abbiamo uno sproposito di gente, eh. Che lì è cascato. Quindi, direi un po' di cavalleria, ma così. Ok.
Infatti non perdiamo più soldi, ma sono comunque tanti. Siamo ancora 100 sopra, eh. Wow, ne ho troppi uomini. Ok, facciamo così, abbassiamo un po'. Oh, c'è morto il generale. Ok, andiamo pure avanti. Si menano tra loro. Non è molto furba come cosa. Ok, prendiamo pure questo. Finiamo tutta l'Inghilterra. Non so se ho fatto partire il timer e sono quasi 17 minuti che registro. Ok, non c'ho da far dei corri a quanto pare. Sono diventati nemici nel momento in cui sono usciti dal loro territorio. Un po' strano, ho capito bene cosa sia successo. Andiamo avanti. Ho una tregua con questi signori, vabbè, pazienza. Ok, questo ce lo pigliamo. Ah, è un po' di soldini, grande. Facciamo le core. Non accettano. Niente, l'OSA non ne vuol sapere di finire come colonia, eh. Arrivo sotto sotto e poi boom, evento funesto. Siamo con questo. Non so se ho vassalli, sembrerebbe di no. Ci sono in guerra con noi e con questi altri. Abbiamo una tregua purtroppo con loro. Con loro no. Ok, no casus belli però, porca zozza. Ok, altre conversioni. Ionic, Aquitani, Punic. Per il momento basta così. Sono molto indietro. Il tempo sarebbe scaduto. Beh, sicuramente avrò dei problemi. No, oh, niente. Prova la serie, chi se ne frega? Vabbè. Adesso c'è qualcosa per
Technological Assistance Spread Institution, non Institution. Ok. Al prossimo livello si sbloccano le idee. Ah, finalmente è rientrata sta cavolo di colonia che avevamo di più. Vediamo che si sono galli. Dove i soldi? Dove la colonia? Clavenna. Era questa, no? Questa qua. Andiamoci qualcosa, questa pure non finirà mai. Facciamo un tempio, guadagniamo un bel po'. Altra conversione andata. 4-3-1. E sì, che chi è che sta in guerra? Solo con noi? Eh? Ah, dobbiamo probabilmente dare una mano a questi. Facciamo delle strade a Caturiges. Tra un po' si può anche salire di livello, grande. Non ho vassalli in questo momento. Potrei quasi che finire la... tributario, no. Potrei quasi da finire la conquista. Sono oltraggiati. Ok, sono diventati, come dire, esiliati. Continua a fare avanti e indietro lì. Quasi quasi chiedo il passaggio a questi così possono passare e mi vengono a rompere le palle. Oh, guarda, i quadri remi. Aspetta un attimo che... sì. Cinque mi piace di più. Ok, becchiamo C6, sì, magari facciamo passare la voglia agli amici qui. Sono andati. Ok, il tempo teoricamente sarebbe finito, siamo a 24 minuti, vabbè, andiamo a prendere questi. Abbiamo una call for peace. Stiamo bloccando il porto, ma manco morto, quindi andiamo a bloccarlo. Ok, facciamo cadere pure questo, perfetto. Facciamo un'altra pace. Non me la dai? Ok, ci pigliamo tutti i sordini e la Caledonia e ciao. Ok, quindi siamo al 46% di casini. Possiamo salire qua. Vediamo le navi. Abbiamo un bel po' di uomini, eh. Siamo un bel po'.
posso ancora salire. Perfetto. Questa la porterei come zombie qua. Anche questi. Poi questo 26 lasciamo. Che posso attivare più? High Pirates. No. Non mi piace. Sono solo 50 uomini sopra adesso, eh. Cosa potrei sistemare? Vediamone qualcuno. Allora, Chameleon Reform. Quindi perdo 50 punti di militare, 1 di stabilità. Perdo Task Efficiency, però prendo Manpower, più Infanteria, più Costo di Cavalleria. Ok. Quindi posso fare, cioè divento più Roma-Roma. Income from Vassal almeno 50%, sti cazzi. Però piglio più uomini dei vassalli. Beh, tanto alla fine io e i vassalli sono così. Vis pacem parabellum. Dobbiamo farlo per forza, dai. Molto romana come cosa. Ci prendiamo l'amico e recuperiamo. Reform the Navy. Sì, perché no? Riformiamo tutto. Vediamo se questo mi dà un po' di uomini in più. 373-333. Che no, sono semplicemente quelli che avevo tolto. Buildings, buildings, buildings. Posso costruire un altro di questi. Vediamo un po' se posso abbassare l'autonomia da qualche parte. No. Yes, qui. Ok. Vediamo se posso fare un po' di conversioni, visto che sono la nuova moda. Qui sono proprio ferme le conversioni, poi tra parentesi. Aspetta, ma vanno avanti queste? Per esempio, Alba Elviorum. Non è che ho fatto una cazzata? Dov'è? Alba Elviorum. È quella. A quanto va? Va, pianissimo va. 494 sarà convertito. Vabbè, pazienza. Prima o poi. Oh. Start debate. La tradizione ce l'ho. Io continuerei. National Rest, dai. Dai, ok, lasciamo adesso meno 3, mi dovrebbe dare una bella mano. Sì, a zero quasi tutto praticamente. Ho riperso la possibilità di avere il rivale. È una bella mezz'oretta comunque. Ok, vediamo se qualcuno accetta, ancora no. Eccolo, tributario. E magari cominciamo ad entrare anche un po' in Germania. No, no, no. Vardulli, no, no, no. Cartagine, no, assolutamente. Questo celtici oretani. Vabbè, comunque abbiamo fatto un bel passo avanti qua. Qui come va con la tregua? Manca ancora un po'. 464, forse nel prossimo episodio ci pigliamo pure questa. A sto punto l'abbiamo quasi domata tutta l'Inghilterra.
Magari adesso sarebbe il caso di attaccare altrove prima che ci fanno una collezione questi. Tipo potremmo andare da una mano in Grecia. Ok. Una nuova colonia a Verulamium. Verulamium. Dove cavolo, questa? E c'è già una sommossa, giustamente. Buttali giù. 250, continuiamo. Perfetto. Non posso fare altri granai. Nemmeno quelli da due. Qui tra un po' scatta l'altro splendore, attenzione. 30 di 31. Ah. La capitale deve essere a 30 di sviluppo, Roma invece è a... Niente, se ci avessimo messo la libreria da subito, idea? 29. Solo che in questa versione del gioco non posso spendere per avere lo sviluppo. Se qualcuno di voi ha idee su come in questo gioco influenzare lo sviluppo, non so se c'è qualcosa che posso costruire, non ho idea. Più tasse per tutti, a Roma. Facciamo le strade a Tridentum. Ecco qua. Cazzo sta fa? Perfetto. Che palpebre. Ok, ci siamo. Vabbè, diciamo che possiamo chiudere, siamo ben oltre il tempo.